Sindaco, come detto, lei si trova fuori la città, si trova a Bruxelles, dove ha incontrato i dirigenti della BEI. Come è andato l'incontro? Cosa ha emerso? Ma l'incontro credo che sia stato molto positivo, in quanto abbiamo avuto modo di confrontarsi con i funzionari della BEI per capire come poter utilizzare al meglio le risorse e trattandosi di una banca, anche i prestiti a favore dei comuni d'Europa, diciamo, che ne fanno richiesta. È venuta fuori una serie di iniziative, di indicazioni che vengono anche non solo sulla base delle proposte che noi abbiamo fatto, ma che hanno trovato anche riscontro da parte dei funzionari del Parlamento europeo, che ci hanno detto, e della BEI, della Banca Europea Internazionale, che ci hanno detto che è possibile attingere a prestiti a tasso agevolatissimo dello 0,13% nel momento in cui noi vorremmo costruire opere per la nostra collettività. E in più ci hanno detto che forse è meglio consorziarsi con altri comuni, i quali in maniera autonoma possono scegliere le opere da realizzare, e in maniera collettiva se ne risponde poi direttamente alla BEI, proprio a garanzia che la cosa è una cosa seria e che i soldi che vengono prestati ai comuni in genere, ma anche al nostro comune nel caso specifico, vengano utilizzati nel migliore dei modi possibili. Lei è andato anche all'estero per incontrare i favaresi in Belgio? Sì, domani pomeriggio nella zona di Liegi incontrerò la comunità favarese che vive in quelle zone, c'è già un'assemblea preparata con centinaia di amici favaresi che verranno a questo incontro. Ci sono tre sale grandi, mi hanno detto, che ospiteranno il nostro incontro. Porterò loro il saluto della città di Favara, l'affetto che noi nutriamo verso i nostri emigranti, coloro i quali nei tempi sono stati in grado di cambiare anche il volto della nostra città, uscire dalla miseria, trovare un posto di lavoro che ha fatto bene a tutti loro, anche se a noi ci sono mancati i loro affetti e a loro sono mancati i nostri affetti. Tuttavia, purtroppo questo elemento è stato un elemento che ha colpito tantissime famiglie, tuttavia è servito a rendere più stabile, meno precario la situazione economico-finanziaria di molte famiglie favaresi.